Il rilancio dell'economia della costa toscana dopo la crisi attraverso uno sviluppo sostenibile al centro del convegno organizzato da CGIL a Piombino, dove hanno partecipato anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l'assessore regionale a formazione e lavoro Cristina Grieco. Il presidente Rossi ha annunciato l'idea di un accordo che prevede la realizzazione di un centro di ricerca sulla siderurgia a Piombino, ma anche la richiesta al governo di una parità di trattamento tra i lavoratori dell'ex Ilva e quelli dell'ex Lucchini. Poi ha ripercorso gli interventi e gli investimenti della regione a Piombino. Credo che se si continuerà a lavorare con lo stesso impegno, la siderurgia compatibile dal punto di vista ambientale, ma che produce acciaio, i laminatoi potranno riprendere a funzionare e in più c'è un porto tra i pochi che nel Mediterraneo hanno un fondale di 20 metri e che per questo attrae, con supporti pubblici a sostegno dello sviluppo industriale. Mi sembra che si deve continuare a lavorare. L'assessore regionale a formazione e lavoro, Cristina Grieco, ha sottolineato il fatto che la regione in questi anni di crisi ha puntato sul mantenimento della coesione sociale attraverso gli ammortizzatori sociali in deroga, interventi di politiche attive e incentivi agli investimenti da parte delle imprese. Senza gli ammortizzatori sociali in deroga, per cui la regione fa un'opera di pressing, essendo anche la regione coordinatrice a livello nazionale, e senza le politiche attive che abbiamo messo in campo anche con una gestione virtuosa degli ammortizzatori sociali in deroga, avremo una situazione ben più drammatica di quella di oggi. Per la segretaria generale CGIL Toscana Dalida Angelini bisogna rilanciare la costa con un nuovo modello di sviluppo che faccia della sostenibilità e dell'ambiente una risorsa per l'occupazione. L'incontro di oggi serve proprio per provare a ragionare insieme alle istituzioni e anche alle controparti, in questo caso a Confindustria, per provare a capire cosa mettere insieme, su quale cosa riflettere per provare a rilanciare questa parte importante del nostro territorio, perché pensiamo che non può essere che un'economia così importante possa andare avanti soltanto di turismo.